Don Tonio Dell'Olio ieri aveva lanciato un appello alle coscienze dei singoli senatori, al di là delle appartenenze politiche, dicendo di ascoltare le voci imploranti delle vittime che chiedono accoglienza ma anche giustizia. Il suo appello è andato davvero non ascoltato. E non è andato ascoltato. Noi ci rivolgevamo, non soltanto io, alla coscienza, perché riteniamo che sia, quando i partiti dicono lasciamo liberi di votare secondo coscienza, io un po' sorrido perché mi chiedo le altre volte come votano, però è sicuro che ieri, piuttosto che ascoltare la coscienza, hanno ascoltato il posto da conservare, perché su quel decreto sicurezza bis è stata posta la fiducia e quindi, come dire, cadeva il governo, c'era il rischio grande che potesse cadere il governo. E noi questo appello, dico noi come Libera, come Pax Christi, come tante organizzazioni civili, di società civile del paese, l'abbiamo fatto perché, per due ragioni. Uno è appunto quella umanitaria, di fronte ad una persona che soffre e che ha bisogno di soccorso non ci si può tirare indietro. L'altra è della giustizia, perché c'è un articolo 10 della Costituzione che dice con molta chiarezza che di fronte allo straniero che chiede asilo politico perché viene perseguitato in patria o comunque rischia la pelle, rischia la vita, il nostro paese non può chiudersi. Quando noi chiudiamo i porti, quando noi inaspriamo le pene, quando noi criminalizziamo la condizione di bisogno, la povertà e la miseria, di fatto non permettiamo nemmeno di conoscere qual è la situazione di provenienza di quelle persone. Tutto questo, insomma, ci interpella profondamente e non smetteremo certamente adesso. Adesso ci appelliamo alla coscienza della Corte Costituzionale e del Presidente della Repubblica. Cosa deve fare un cristiano che si dovesse trovare nella circostanza di dover aiutare o non aiutare una persona in gravissima difficoltà, uno straniero? La storia del cristianesimo è piena, fitta di pietre miliari che dicono che la coscienza è superiore alla legge quando la legge va contro la persona, contro la vita umana, e quindi deve il cristiano ascoltare la propria coscienza e non lasciar morire le persone. Grazie davvero per questa sua testimonianza.